Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori e imprenditori, buongiorno. Lunedì abbiamo fatto una chiacchierata provocatoria parlando del bello del reading, ammesso che in capo al vostro immaginario ci possa essere appunto del bello sul reading, ma era ovviamente provocatoriamente affermata questa cosa. Oggi proseguiamo su questo filone, quindi ancora sul bello del reading. Perché? Perché, come dicevo lunedì scorso, questo aspetto, diciamo, del reading non è ancora stato particolarmente digerito dagli imprenditori. Le attività di formazione che stiamo portando avanti anche con Confartigianato, dei quali avremo modo di parlare in un'altra occasione, sul processo appunto di informazione in un ambito di un progetto più ampio dell'Associazione di Categorie e Banca d'Italia, emerge appunto che, insomma, il reading in persona natura a volte non è troppo conosciuto, e come spesso succede, le cose non particolarmente conosciute ci restituiscono una sorta di dubbiosità, che però va assolutamente rimossa, a mio avviso. Quali sono le leve più significative da conoscere, quali sono le manovre da elaborare? Innanzitutto bisogna avere la contezza di quella che è la nostra posizione aziendale, quali sono i margini di manovra, le opportunità che portiamo avanti, le vulnerabilità che dobbiamo sconfiggere o con le quali dobbiamo convivere, magari tenendo conto di alcuni aspetti. Il reading in persona natura, nella misura in cui fotografi al meglio tutta questa dimensione aziendale, la nostra capacità, la nostra sostenibilità futura, è anche integrabile, perché un elemento, una componente del reading è il colloquio che viene fatto, che viene svolto tra banca e cliente. Quella parte della composizione, della formazione del reading, a mio avviso, soprattutto per le aziende più piccole, è una parte, è una componente importantissima. Allora, se noi diciamo che il reading compone, quindi tiene conto della centrale dei rischi, tenendo per tale le esposizioni bancarie e finanziarie della singola impresa, se tiene conto dell'operatività corrente, se tiene conto dell'andamento del settore merceologico, dei numeri di bilancio, numeri ufficiali, ecco, però ci sono altri aspetti che non ne tiene conto, se non in esito ad un possibile colloquio. Pensate la possibilità di fare passaggi generazionali. Se un imprenditore ha una fluidità nel passaggio generazionale, si troverà in una situazione di sostenibilità futura sicuramente più serena rispetto a chi ancora non ha affrontato il problema. E così via tante altre cose, tanti altri elementi che non sfuggono, leggendo, consultando gli items prima individuati: andamento del settore, bilancio, centrale rischi e andamento dell'operatività. Per quanto ovvio, spesso si sottace o si attribuisce minore significato all'andamento dell'operatività. E ricordate, cari amiche e cari amici, che l'andamento dell'operatività ha un peso ponderato molto importante, soprattutto per le aziende più piccole. E quindi bisogna far sì che questo andamento sia compliant con le regole che ci si danno tra imprenditore e cliente, imprenditore e banca. E per compliant intendo elaborare i pagamenti nei giusti modi, non fare ritardi,
non sconfinare, tutte queste regole apparentemente semplici, ma il cui non rispetto possono mettere l'imprenditore in una difficoltà, in una visione, in una latitudine che potrebbe non essere piacevole, soprattutto se l'imprenditore ha in animo, ha in pancia la possibilità di potersi sviluppare e quindi conseguentemente avere necessità e bisogno di tutti gli stakeholder e di tutta la loro sensibilità. Bene, per oggi è tutto, spero di avervi supportato in questo percorso che non è sicuramente semplice nella gestione, conoscenza e presa di consapevolezza sull'argomento rating, però per oggi è tutto, io rimando ad una prossima occasione, vi auguro una buonissima giornata dal vostro Umberto Alunni e dalla sempre vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.